E l'appropriatezza significa anche migliorare la qualità degli ambulatori e quindi ottenere un'efficacia sulla popolazione sicuramente maggiore. Un'efficacia vuol dire diagnosi più precise, diagnosi più accurate. Professore San Marco, qual è l'importanza dell'uso nella diagnostica dell'eco color Doppler per quanto riguarda le lesioni cutanee croniche vascolari? È un utilizzo fondamentale perché è lo strumento che permette di definirla completamente, di fornire una diagnosi completa, di fornire indicazioni al chirurgo per un'eventuale rivascolarizzazione, di fornire indicazioni al clinico per una terapia. E quindi è assolutamente indispensabile che questa metodica venga eseguita da operatori esperti, operatori validati da società scientifiche, per ottenere il massimo della diagnostica e dell'accuratezza. È un tema questo che si intreccia molto spesso anche con la cosiddetta appropriatezza. Quali scenari si aprono? Qui il problema è abbastanza importante, soprattutto nel nostro territorio, in quanto l'appropriatezza dell'esame è qualcosa di fondamentale per quello che riguarda la spesa sanitaria, le liste di attesa. Finché noi avremo alti tassi di esami inappropriati, avremo liste di attesa lunghe, avremo spese sanitarie, una spesa sanitaria non giustificata. L'appropriatezza significa anche migliorare la qualità degli ambulatori e quindi ottenere un'efficacia sulla popolazione è sicuramente maggiore. Un'efficacia vuol dire diagnosi più precise, diagnosi più accurate e non permettere quindi di utilizzare la metodica qualora non serva. Lei prima nella risposta precedente ha anche detto che è assolutamente necessario che questo genere di diagnosi venga effettuata da personale qualificato e che abbia i titoli per farlo. Perché in questo caso quali sono invece gli scenari possibili? Allora, diciamo che oggi le società scientifiche organizzano dei corsi per validare i professionisti a questa metodica. Non dimentichiamo che è una metodica operatore dipendente e conseguentemente richiede per forza di cose un addestramento. E normalmente questi addestramenti durano almeno 6 mesi e dimostrano una curva di apprendimento dell'esame e un'esperienza. Oggi quello che succede è che spesso professionisti che non hanno questo trend di apprendimento, che non hanno specializzazioni appropriate, si non impossessano, ma diciamo prendono la sonda in mano, svolgono un esame che sicuramente non potrà essere qualitativamente paragonabile a chi è stato preparato per fare questi referti. Un altro problema è quello della validazione. Chi deve validare ancor prima del controllo? Questa è un'altra bella problematica. Attualmente a livello legislativo non è che esista molto. Quindi chi deve effettuare i controlli? E le ASL? Gli ordini dei medici e le società scientifiche? Io onestamente non lo so, o forse tutti, però sarebbe il caso che cominciamo a pensare al problema e a capire se chi e cosa deve essere validato.